Benvenuti ragazzi a un nuovo video su BioShock Infinite. Allora, eravamo rimasti al fatto delle impronte che si dividevano. Io vado da questa parte. Mi dica. Qua giù, Tu. No, infatti. Peccato. Ciao. Ok, almeno ci ho tornato almeno ci ho ripreso sali. Ok. Ma ciao. Allora sei in attesa di... Sì, e quanto cavolo fanno male? Taglio la testa. Allora, secondo, usiamo subito... Sì. Il... Ah! Si sta incastrando. Perdi. Ah, finalmente. Usiamo subito il nostro... Colpi furiosi, dov'è? Ultimo sopravvissuto. E ripristiniamo la salute. Rimettiamoci il nostro scudo. A posto. Chiusa. Elizabeth. Dammi un secondo. Tutto fatto. Laboratorio Lutes. Ma che bel posticino. Anzi, prima vado su. Proviamo i soldi ai Lutes. Comstock ha sabotato la nostra macchina. Yeah, salute. Però non siamo morti. Una teoria. Siamo dispersi nello spazio delle possibilità. Ma io e mio fratello siamo insieme e quindi sono felice. Lui non lo è. No. L'affare della ragazza rimane insoluto. Ma forse c'è qualcuno che può porvi fine al nostro posto. Squarcio. Squarcio. C'è qualcosa là dentro. Devo aprire. Le assicuro, madame, che il mio interesse sessuale nel suo caro profeta è inesistente. Madame Lutes. Inoltre l'uomo è decisamente sterile. È una bugia! Prendi la tua piccola bastarda! La voglio fuori da casa mia! Sterile. Miei genitori. Cosa? Allora cos'eri tu per loro? Una bambina che hanno deciso di imprigionare. È meritata qualsiasi cosa Comstock l'abbia fatto. Sembra che Comstock sia stato reso sterile. Cosa intendevi dire prima quando hai detto che questo non era il posto di Lady Comstock? È quasi selvaggia. Come se fosse il riflesso di... Non lo so. Irriconoscibili. Quindi non sei figlia di Comstock? A smettere di esistere. Lady Comstock sembra credere che l'infante sia il prodotto di un atto di carnalità infedele tra me e il suo amato profeta. Ho detto alla povera donna la verità, che è un prodotto del nostro piccolo marchingegno. Ma penso che lo trovi meno credibile della sua illusione. Seguiamole da questa parte.
Quindi Elizabeth non è figlia vera di Comstock, ok. Ma è figlia della macchina. Ah, che casino. Non proprio figlia della macchina, cioè... È grazie quasi alla macchina che Elizabeth esiste, però... Comunque... Pozzanghera. Torniamo al distretto finanziario. Le orme ci portano qua, ok. Guarda quegli stendardi. Pare che i Vox abbiano scelto il loro colore preferito. Sembra proprio di sì. Sì. I sali sono al massimo. L'ultima volta non ricordo se era entrato qua. Ah, ridiamo una controllatina veloce. Cosa? Ho visto qualcosa. Tre più mandelli, ok. Ma almeno un po' di soldini. Andiamo. Brava. E sali. C'è gente per caso? Spero di no. Perché l'ultima volta questa pila di gente non c'era. Ok. Grazie. Dove dobbiamo andare? Non fallirò! Calma, piano. Adesso! Pozzanghera. Vieni, 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 vieni. Divertiti nella pozzanghera, va. Uno è esploso. Troppa gente. Via, 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 via. Dov'è il corvo? Avanti. Sicuro. Proviamo una cosa. Olè. E giù. E giù. E giù. Tu sei morto. E giù. Aia. Ah, gente che entra da lì. Ah, vaffa, vaffa. Oh, tu hai rotto. Ok, c'è lui e quello lì. E poi andiamo a uccidere prima quello. È rimasto solo lui, ok. Il suo cadavere. Non lamentarti e muori, dai, sì. Qui? Siamo sicuri? Vabbè. Tanti soldini. Siamo nella banca, speriamo di trovare tanti, davvero tanti soldi che ci servono. Che può avere a che fare questo posto con mia madre? Qua. Grazie amore. Non
Non vi ho mai mostrato kinetoscopi, ragazzi, ma giusto per non farvi perdere tempo. Sono storie della città, giusto per... Vuoto. Una pera. Una pera. Aspetta. Sì, sì. Ok, andiamo. Pof. Elizabeth, sei molto lampante. C'è gente, c'è gente. Quanti diavolo c'è? Ok. Ok. No. Vieni qua. Bravo ragazzo, avvicinati. No, fuori. Togliti. Dai, 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 soldi, eh? Ok, poi prenderò tutte le munizioni della carabina, perché quelle sto usando tanto. Non ti riconosceranno. Zitta. Fallo adesso. Dateci dentro. Dov'è? Cristo! Voi! Ah. Mio. Non ancora. Poi lo prenderò. Sali, sali, carabina. Ah, tutti a me. Tienili tu. Grazie. Uscire da cecchino qua. Non apre. Apri. No, Monete, monete. 50%. Che cosa? Il 50% del guadagno della gente va a Comstock come decima. Devo trovarmi un lavoro come profeta. Oh, 50%. Chi? Tanta roba. Apri. Sembra un lavoro per te. Un gioco da ragazzi. È fatta. Tutti i soldi miei. Andiamo dall'altra parte. Qua ci facciamo ricchi. Ricchi, vi dico. Ok. Quindi. Monete, monete. C'è il mondo qua dentro. Guarda qua in terra quante ce ne sono. Ok. Abbiamo un po' svaligiato il posto, ma... Sembra che le orme scendano al cavò. Prima di andare lì io vado qua. Sembra giusto, no? Mi piace molto come posto. Un kit di Grimaldelli. E non mi serve.
Messa bene la banca, eh. E tu? Proiettili regalati, aumento del 50% il caricatore di tutte le armi. Ma ce l'ho già, mi sa. No. Mi sa. Comunque, lo prendo. Sangue. E continuiamo nel prossimo video. Ciao Elisabeth. Ciao a tutti. Guarda là. Dov'è? Blacksmith, guarda. Non ci servono. Dei grimaldelli. Non ci servono.